Eccoci qua, come annunciato qualche giorno fa nella foto messa su Facebook, è arrivato il terzo tono della batteria e quindi sono qui a fare un video dove farò il cambio delle pelli e dei tamburi. Mi ero ripromesso di farlo solo all'arrivo del terzo tono, perché ci ha messo oltre un anno ad arrivare a causa Covid, tutto il mondo si è fermato e lo sappiamo tutti e quindi ormai quasi non ci speravamo più. A cosa serve questo video? A livello di didattica e tutorial fondamentalmente nulla, perché di tutorial che danno un'idea su quali pelli scegliere, quale accordatura dare, ce ne sono un'infinità su YouTube. E comunque l'accordatura è sempre una cosa molto soggettiva, c'è chi cerca l'accordatura fatta dove il tamburo suona una determinata nota, c'è chi tira molto le pelli, c'è chi le tiene praticamente quasi appena appoggiate. E quindi non è questa l'intenzione, ma solo condividere la gioia dell'arrivo del mio terzo tono. Inizialmente farò sentire un po' il suono di queste pelli qui, che sono le sue che monta la tama in uscita dalla fabbrica. Sono delle Powercraft 2 che, vedendo così, sembrano delle monostrato, con molti armonici. A me piace un po', insomma, il suono un po' più stoppato, un po' più corto, e la scelta è ricaduta sulle Evans. Adesso ve le faccio vedere. Evans le ECS2, perché queste, ma ho visto diversi tutorial che consigliavano vari tipi di pelli. Ero indeciso fra le classiche più conosciute pinstripe e queste qui. Alla fine ho scelto di provare queste e vediamo come sono. Cambierò anche la pelle del rullante, che come vedete parecchio rovinata, e anche qui sono andato con Evans. Ho preso la Reverse Dot, che ha la sordina, anche questa, più il cerchio centrale incollato sulla pelle interna. E niente, parto suonando un po' questi tamburi per vedere come suonano e avere poi un confronto con le pelli che andrò a montare dopo. Montando le Evans, come cambia il suono? Metto in pausa e ci vediamo dopo. Il montaggio non è ancora iniziato, ma già solo prendendo in mano le due pelli, queste sono quelle del Tom 10, quella la Powercraft, sentite un po'. Solo così ha già una coda infinita, mentre la Evans molto più corto il suono. Non so se si è sentito, lo verificherò dopo. Proseguo a dopo. Vedete, come qua ho finito di montare le diciamo anche il rullante. Sentiamo un po' come suonano, eh? Suonano bene, mi piace, sono contento. L'unica cosa che mi lascia un po' perplesso è il rullante, che se lo meni suona bene, ma non mi piace proprio. Nel momento in cui si tenta di fare un rullo, ho delle grosse note che
Lascio un po' perplesso sulle borse notes. Vabbè, magari questo la monto sull'altro rullante e qui ci prendo una sabbiata normale. Oh, il video finisce qui. È stato bello condividere con voi questo momento. Spero vi sia piaciuto e buon lockdown a tutti.